Riaprono le discoteche estive, le distanze si allungano, alcol e sonno fanno paura. Ecco come in Lombardia si è pensato a risolvere il problema del ritorno a casa in auto. Elena Fusai. Deve sempre esserci io non bevo perché oggi guido, la settimana prossima guidi te, quindi non bevi te, ci si mette d'accordo, o bevo o guido, anche perché io rischiare la patente per bermi una birra onestamente non me la sento. Birra, cocktail e musica a tutto volume, facile che il sabato sera l'etilometro schizzi oltre il limite consentito dalla legge, difficile trovare a chi affidare nel gruppo di amici le chiavi dell'auto per tornare da dove si è venuti. A Milano scendono in campo gli angeli custodi, senza ali ma con riflessi di acciaio, autisti che si siedono al volante al posto tuo e ti riportano a casa. 1:28 i primi clienti, Elisa ed Ilaria, universitarie di Melzo, Interland milanese, ora troppo lontano per le loro forze. Questa è la mia macchina e io stasera, sarà per i tacchi, sarà perché forse abbiamo ballato un pochettino troppo, mi sento un pochettino stanca, quindi sostanzialmente non mi andava di mettermi molto alla guida e allora... 35 euro il costo da dividere tra gli occupanti della vettura, 50 per le lunghe distanze. L'idea è venuta ad un trentenne dopo la morte del suo migliore amico ed è piaciuta alla provincia di Milano che l'ha patrocinata perché il 71% degli incidenti stradali è provocato dall'alcol. Un giovane su quattro esce da un locale come questo e si mette alla guida della propria auto in stato di ebbrezza. La maggior parte degli incidenti avviene nel fine settimana tra le 21 e le 7 del mattino. Questa l'immagine della notte, fonda e sfocata per molti, mentre Ilaria ed Elisa sono arrivate a casa.